Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina. Io sono Diana. E io sono Alessio. E nel video di oggi vi proponiamo le nostre migliori colazioni sane e gustose per tutti i gusti. Da quelle dolci a quelle per chi preferisce una colazione salata. E in più abbiamo anche per voi una guida gratuita per le colazioni della settimana. Quindi rimanete fino alla fine del video così scoprirete come scaricarla. Cominciamo subito con le piadine di legumi che sono perfette per una colazione salata. Queste piadine sono perfette da farcire con verdure, carne, uova. Insomma, quello che preferite. Sono semplicissime e veloci da realizzare e le dosi sono per circa 5 piadine. Potete anche tranquillamente utilizzare un altro tipo di farina di legumi. In una ciotola uniamo 280 g di farina di ceci, poi aggiungiamo 160 g di yogurt di soia, un pizzico abbondante di sale. Una volta aggiunti tutti gli ingredienti, mescoliamo bene con un cucchiaio per far amalgamare il tutto. Dopodiché spostiamo l'impasto sul tavolo e cominciamo ad impastare a mano, fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Poi con un coltello infarinato tagliamo il panetto in quattro parti uguali. Infariniamo il tavolo con della farina di ceci e andiamo a stendere il primo panetto con il matterello sempre infarinato. Man mano che impastiamo aggiungiamo ancora farina. Stendiamo l'impasto finemente ad uno spessore di circa 2 mm, ricaviamo le piadine e le cuociamo in una padella leggermente spennellata con un filo d'olio. Cuociamo le piadine per un paio di minuti da entrambi i lati, dopodiché le disponiamo su un piatto una sopra l'altra e mentre sono ancora calde le copriamo per mantenerle morbide. Noi le abbiamo servite con della maionese, dell'insalata, con delle uova, olive verdi e dei pomodori secchi, ma voi potete scegliere quello che preferite. Potete anche congelare le piadine da crude dopo che le stendete. Sconsiglio di congelare le piadine già cotte perché andrebbe a compromettere la loro consistenza. La prossima ricetta sono i biscotti al cioccolato. Wow, i miei preferiti! Lo so. Sono facilissimi da fare, ragazzi, e soprattutto sono anche senza uova. In realtà sono buonissimi anche da essere inzuppati, quindi sì. In un latte magari vegetale caldo oppure nel vostro caffè al mattino. Esatto, bravissimo, quindi non vi resta che provarli. In una ciotola ho unito 80 g di farina di quinoa, 25 g di cacao amaro, 5 g di bicarbonato, 50 g di gocce di cioccolato e ho mescolato il tutto. Poi ho unito 100 g di burro di mandorle insieme a 170 g di purea di mele che potete ottenere frullando una mela media. Quindi ho mescolato il tutto e ho unito il composto al resto degli ingredienti. Infine ho aggiunto anche 40 g di zucchero, che però si può tranquillamente omettere. Ho creato i biscotti sempre con le mani inumidite e li ho distribuiti in una teglia con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto 10 biscotti. Alla fine ho decorato con della granella di mandorle. Ho cotto i biscotti nel forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta sfornati, li ho fatti raffreddare completamente prima di gustarli. La prossima ricetta che vi proponiamo è il famoso budino di chia, chiamato anche chia pudding. Potete servirlo appunto come colazione dolce, ma va benissimo anche come merenda, accompagnato da un frutto fresco. Se non l'avete mai provato, vi assicuro che rimarrete stupiti. Ve lo assicuro anch'io. In una ciotola uniamo 240 ml di latte di mandorle, 50 g di semi di chia, un cucchiaio di miele o sciroppo d'acero, un cucchiaio di cacao amaro, e circa mezzo cucchiaio di cannella. Lasciamo riposare per almeno 20 minuti mescolando ogni tanto. Dopo 20 minuti il budino si è addensato ed è pronto. Potete servirlo con dei kiwi come ho fatto io, sbucciati e tagliati a cubetti, e potete anche preparare dei comodi barattolini da portare con voi. Il budino di chia al cacao si può conservare nel frigorifero per circa 4 giorni. Per gli amanti del salato, questa prossima ricetta sarà il top.
una schiacciata di patate dolci e tonno che potete farcire come volete. Potete usare anche le patate normali, non per forza le patate dolci. Esatto. E inoltre è buonissima sia calda che fredda. Questa è una delle mie preferite. Vediamo subito come si fa. Per prima cosa pulite 450 g di patate dolci e tagliatele a rondelle. Disponete le rondelle su una teglia con carta da forno e cuocetele nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per 20 minuti. Una volta cotte, versatele in un frullatore insieme a 2 cucchiai di olio vegetale. Ora frullate fino ad ottenere una purea omogenea. Versate la purea in una ciotola capiente e unite mezza cipolla tagliata finemente, 100 g di tonno al naturale sgocciolato, un uovo intero, 60 g di farina di mandorle o quinoa, 2 pizzichi di sale e mescolate il tutto. Rivestite una teglia da 28 cm di diametro con carta da forno, spennellate un velo d'olio e distribuite il composto uniformemente. Potete aiutarvi con una spatola in questo caso. Cuocete nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 25-30 minuti. Una volta cotta, fatela intiepidire, dopodiché potete rimuovere la carta e condirla con ciò che preferite. Io ho scelto dell'insalata, dello yogurt di soia al naturale e dei semi. Ed ecco pronta anche la nostra schiacciata di tonno e patate dolci. Nella nostra lista di colazioni non potevano assolutamente mancare le famose frittelle tipiche americane. Ragazzi, pancakes. I pancakes. Bravissimo. Sono sofficissime e perfette da accompagnare con ciò che preferite. Sciroppo d'acero, frutta fresca, yogurt di soia oppure il cioccolato, come abbiamo fatto noi in questa ricetta. Esatto. In una ciotola ho unito 150 g di farina di castagne, 2 uova e ho mescolato il tutto con una frusta. Dopodiché ho incorporato 80 ml di acqua, 40 g di gocce di cioccolato fondente, 2 g di bicarbonato e un pizzico di sale. Ho mescolato bene il tutto, dopodiché ho cotto i pancakes a fiamma bassissima nella padella leggermente oleata. Con queste dosi ho ottenuto circa 8 pancakes. Ecco pronti anche i pancakes di castagno e cioccolato. Noi li abbiamo guarniti con del cioccolato sciolto e della granella di mandorle tostate. Ma quanti di voi amano fare la colazione con delle fette di pane tostato? Vi capisco, non siete gli unici. Proprio per questo, nella prossima ricetta vi mostriamo come realizzare il pane tostato senza glutine in casa, perfetto per le vostre colazioni. In una ciotola uniamo 300 g di farina di miglio, 20 g di cuticola di psiglio, 7 g di lievito di birra secco e mescoliamo. Poi aggiungiamo anche gli ingredienti liquidi, quindi 25 ml di olio vegetale e 470 ml di acqua tiepida. È importante che la temperatura dell'acqua sia tra i 40 e i 45 gradi. Mescoliamo energicamente e inizialmente l'impasto risulterà molto morbido, quasi liquido, ma man mano che impastate il composto assumerà una consistenza più corposa grazie alla cuticola di psiglio che svolge la funzione di legante negli impasti senza glutine come il nostro. Aggiungiamo infine anche 8 g di sale e impastiamo. Ora infariniamo il tavolo, spostiamo l'impasto e con le mani creiamo un panetto uniforme. Rimettiamo il panetto nella ciotola, facciamo una piccola incisione sulla superficie, lo copriamo con uno strofinaccio e lo facciamo lievitare per 1 ora e mezza, in un angolo senza correnti d'aria fredda.
Trascorso il tempo di lievitazione, riprendiamo l'impasto e con le mani gli diamo la forma di una pagnotta. Se necessario, potete spolverare il piano di lavoro con un po' di farina. Ora spostiamo la pagnotta su una teglia ricoperta con carta da forno. Facciamo nuovamente una piccola incisione in superficie e spennelliamo con un velo d'olio. Inforniamo la pagnotta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 45 minuti. Una volta cotta è fondamentale farla intiepidire o raffreddare del tutto, dopodiché possiamo tagliarla a fette. Come vedete, il pane si presenta ben alveolato all'interno ed è anche molto soffice. Ora possiamo tostare le nostre fette per la colazione e condirle in base ai gusti. Io ho scelto del burro di mandorle fatto in casa e dei semi di chia, o potete usare anche altri semi a piacere. Le altre due fette invece le ho condite in modo molto semplice, con dell'olio, origano e del sale. Il pane avanzato potete affettarlo e congelarlo dividendo le fette con dei foglietti di carta. Un'altra idea che potete preparare è un semplice panino con della maionese, insalata e tacchino. Questa è una versione base e molto semplice, ma voi potete tranquillamente utilizzare ingredienti diversi. Ecco pronto il nostro pane, che vi ricordo si può anche preparare con altri tipi di farine, come per esempio grano saraceno o quinoa. Ma vogliamo parlare della colazione col cornetto? Mamma mia! Sì, si possono fare in casa, morbidi e da farcire come preferite. Esatto, sia in versione salata che dolce, e in questa ricetta vi mostriamo come. Prepariamo l'impasto in una ciotola con 250 g di farina di quinoa, 6 g di lievito di birra secco, 25 g di cuticola di psiglio. La cuticola di psiglio è un ingrediente indispensabile in questa ricetta. È un addensante totalmente naturale, molto utile ed efficace negli impasti senza glutine, quindi ti consiglio di utilizzarlo. Poi aggiungiamo 30 g di cacao amaro, la buccia grattugiata di un limone e mescoliamo. Aggiungiamo 40 ml di olio vegetale e 400 ml di acqua tiepida. L'acqua deve essere intorno ai 40-45 gradi, non troppo calda o fredda, altrimenti può compromettere la lievitazione. A questo punto potete anche aromatizzare con dell'essenza di rum se volete, io ve lo consiglio perché migliora il sapore. Aggiungete anche un pizzico di sale e mescolate il tutto. Inizialmente avrete un impasto molto morbido e appiccicoso, ma man mano che impasterete, la cuticola di psiglio assorbirà l'acqua e l'impasto assumerà una consistenza più densa. A questo punto spostate l'impasto sul tavolo infarinato e impastate con le mani, in modo da ottenere un panetto omogeneo che non appiccica alle mani. Riponete il panetto nella ciotola leggermente infarinata, coprite con un canovaccio e mettete l'impasto a lievitare fino al raddoppio. A me è bastata un'ora. Ti consiglio di farlo lievitare in un angolo della cucina privo di correnti d'aria e al caldo. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendete l'impasto, infarinate il tavolo e stendetelo con il matterello infarinato ad uno spessore di circa mezzo centimetro.
A questo punto dividete il cerchio ottenuto in 8 triangoli. Ora potete creare i cornetti. Passate il matterello un paio di volte sulla punta per allungarla e tagliate l'impasto in eccesso se la base del triangolo è troppo grande. Dopodiché arrotolate i cornetti partendo dalla base. Io ho deciso di lasciare i cornetti vuoti e farcirli una volta cotti. Senza il ripieno in cottura lieviteranno e cuoceranno meglio all'interno. Ora mettete i cornetti su una teglia ricoperta con carta da forno e fateli lievitare nuovamente per 30 minuti nel forno spento. Trascorsa la seconda lievitazione, spennellate i cornetti con un uovo sbattuto e decorate anche con della granella di mandorle o semi a piacere. Cuocete i cornetti nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 35-40 minuti. Una volta cotti, fateli raffreddare completamente, dopodiché potete farcirli e gustarli subito oppure congelarli. Io li ho tagliati a metà e li ho farciti con del burro di mandorle e delle fettine di mela. Oppure potete anche farcirli con del burro di arachidi e fettine di banana. Scegliete voi quella che preferite. Questi cornetti sono perfetti per una colazione del weekend. Potete scaldarli e farcirli in base ai vostri gusti e gruppo sanguigno. La prossima ricetta non ha bisogno di troppe introduzioni. Si tratta di biscotti ai fiocchi di quinoa, banana e uvetta. Wow. E mi sa che questi sono proprio i tuoi preferiti, sì, vero? Infatti. Allora vediamo come si preparano. In una ciotola ho unito 130 g di fiocchi di quinoa, 50 g di farina di quinoa, 30 g di semi di chia, 50 g di semi di zucca, 100 g di uvetta, 5 g di bicarbonato e ho mescolato il tutto. Per questi biscotti puoi anche utilizzare farina e fiocchi di grano saraceno. In un piatto ho unito 200 g di banane ben mature, 30 ml di latte di mandorle e 80 g di burro di mandorle. Ho mescolato bene il tutto fino ad ottenere un composto cremoso. Dopodiché l'ho unito al resto degli ingredienti e ho mescolato il tutto. Ho creato i biscotti con le mani leggermente inumidite e li ho riposti in una teglia con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto 14 biscotti, se li farai più piccoli ne otterrai di più. Ho infornato i biscotti nel forno statico a 180 gradi per circa 25 minuti. Li ho sfornati una volta dorati e li ho fatti raffreddare completamente prima di gustarli. Si sa che con i pancakes a tavola per colazione non si sbaglia mai. Poi in questa ricetta arricchiti con mele e zenzero si conquistano proprio tutti. Ed è proprio la prossima colazione che vi proponiamo. In una ciotola ho unito 150 g di farina di grano saraceno, 2 uova e ho mescolato il tutto con una frusta. Dopodiché ho unito 75 ml di acqua, 2 g di bicarbonato, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere e 140 g di mele tagliate a cubetti piccoli. Ho mescolato bene il tutto, dopodiché ho cotto i pancakes a fiamma dolce nella padella leggermente oleata. Con queste dosi ho ottenuto circa 8 pancakes. Ecco pronti i nostri pancakes alla mela e zenzero. Noi li abbiamo guarniti con dei pezzettini di mela e del miele.
Non potevano mancare sulla nostra lista i muffin sofficissimi salati. Sono buonissimi nella nostra versione, fatti con farina di riso e carote. Potete prepararne tanti e congelarli, in modo da averli sempre pronti per le vostre colazioni. In una ciotola ho unito 300 g di farina di riso, una bustina di lievito in polvere per torte salate, un cucchiaino di origano secco, due pizzichi di sale e ho mescolato il tutto. Poi ho aggiunto anche 180 ml di acqua, 80 ml di olio vegetale, 4 uova intere, e ho mescolato tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido e privo di grumi. Poi ho lavato e pulito due carote e le ho grattugiate sui fori più piccoli della grattugia. Prima di unirle agli altri ingredienti, le ho strizzate molto bene per eliminare il succo in eccesso. Dopodiché le ho aggiunte nel composto e ho mescolato il tutto. A questo punto ho preparato una teglia da muffins inserendo i pirottini di carta all'interno. Dopodiché ho distribuito il composto. Con queste dosi ho ottenuto 12 muffins. Infine ho decorato con dei semi. Potete scegliere dei semi consentiti che preferite. Qui ho utilizzato dei semi di zucca. Ho cotto i muffins nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 15 minuti. Una volta cotti, li ho fatti raffreddare del tutto prima di rimuovere la carta. Questi muffins sono perfetti per una colazione salata, riempiono subito e si conservano benissimo nel congelatore per tutta la settimana. Ovviamente potete anche prepararli con un altro tipo di farina, come per esempio grano saraceno, quinoa oppure legumi. Un'altra idea di colazione salata sono queste crocchette di patate. Sono perfette perché saziano e si possono preparare in anticipo e congelare. Facilissime da fare e con ingredienti semplici. Andiamo a vedere come realizzarle. Come prima cosa ho sbucciato 450 g di patate e le ho sciacquate. Le ho tagliate a spicchi, non troppo piccoli, e le ho cotte in acqua abbondante per circa 20 minuti dal bollore. Una volta cotte, le ho scolate e le ho fatte intiepidire. Una volta tiepide, le ho messe in una ciotola e le ho schiacciate con una forchetta. Dopodiché ho aggiunto un uovo intero, cento g di tonno naturale sgocciolato, 60 g di farina di mandorle, un cipollotto fresco tagliato finemente, ma va benissimo anche uno spicchio d'aglio. Poi ho aggiunto due cucchiai di olio vegetale. Scegliete quello che preferite e poi ho condito il tutto con dell'origano e del sale. Ho mescolato bene il composto per far amalgamare tutti gli ingredienti. Al posto delle patate puoi tranquillamente utilizzare anche le patate dolci, cioè quelle americane. Sia quelle arancioni che quelle bianche vanno bene. Dopodiché ho creato le crocchette della dimensione di una noce, con le mani leggermente bagnate. Le ho posizionate su una teglia con carta da forno
A questo punto possiamo spennellare le nostre crocchette con un velo sottile d'olio. In questo modo otterremo delle crocchette più croccanti. E le ho cotte nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 25-30 minuti, fino a doratura. Appena sfornate, le crocchette avranno una consistenza morbida. Falle raffreddare, dopodiché servile con dell'insalata oppure della maionese fatta in casa. Per concludere in bellezza vi proponiamo i nostri biscotti preferiti. Sono croccanti, friabili e profumatissimi. Anche questi si preparano senza uova e in pochissimi passi. Andiamo a vedere come. In una ciotola ho aggiunto 190 g di farina di mandorle, 90 ml di sciroppo d'acero, 80 g di burro di mandorle, un cucchiaino raso di lievito in polvere per dolci e ho mescolato il tutto fino ad ottenere un composto morbido. Con le mani leggermente bagnate ho prelevato dell'impasto della dimensione di una noce e ho creato delle palline, dopodiché le ho schiacciate per formare i biscotti. Li ho distribuiti su una teglia con carta da forno. Dopodiché li ho decorati con delle gocce di cioccolato fondente. Potete anche ometterlo se preferite. Ho cotto i biscotti nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 11-12 minuti, fino a doratura. Appena sfornati, i biscotti risulteranno morbidi. Non dovete preoccuparvi perché una volta freddi saranno completamente croccanti. Ecco pronti i nostri biscotti, al posto del burro di mandorle potete anche utilizzare il burro di arachidi. Queste sono le nostre colazioni preferite, speriamo che possano esserti di aiuto e darti qualche idea in più. Tutte queste ricette potrete trovarle scritte sul nostro sito web. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, commentate e condividetelo con i vostri amici. E iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i nostri prossimi video. Come promesso all'inizio del video, abbiamo preparato per voi una guida sulla preparazione delle colazioni settimanali. Potete scaricarla dal nostro sito gratuitamente, troverete il link diretto proprio qui sotto al nostro video. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima. Ciao!